Alle prime ore dell'alba, un bracconiere proveniente dai paesi vesuviani con il pallino dell'uccellagione aveva pensato bene di trovare spazio utile in località campo, nel comune di Sant'Arsenio, zona questa in cui l'avifauna, preziosa per il suo canto, appunto il cardellino, è particolarmente presente. Le guardie del WWF di Salerno, in zona di perlustrazione, anche a seguito di una segnalazione, richiedevano immediatamente supporto e collaborazione al comando forestale di Polla. Appena sopraggiunto il sottufficiale della forestale di Polla, il sovrintendente Pietro Rubino, dipendente del comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno, interveniva congiuntamente alle guardie del WWF, bloccando immediatamente il soggetto e l'illecita attività posta in essere. L'operazione condotta comportava il sequestro di oltre 30 cardelline, gabbie, attrezzature per il fissaggio e di diversi metri quadri di reti da cattura, nonché di un richiamo acustico-elettromagnetico con amplificatori di suono, stante una memory card. I reati contestati dalla forestale vanno dal reato di uccellagione al maltrattamento di animali, stante le condizioni incompatibili con la loro natura, che comportavano gravi sofferenze, e al furto venatorio, poiché l'avifauna protetta è patrimonio indisponibile dello Stato. Il bracconiere, un sessantenne di Torre Annunziata, è stato deferito a piede libero dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, che ora dovrà esprimersi sulla convalida del sequestro.